con una presentazione dell'Associazione Italiana Théâtre des Chardins, che è l'istituzione che insieme è qui all'Istituto Veritatis Splendor ha organizzato questo convegno. L'associazione ha la sua sede storica in Torino, dove è stata fondata nel 1964 e si occupa di diffondere il pensiero teilhardiano. Vi ricordate che un tempo, diversi decenni fa, era uscito un libro, Il Gesuita Proibito. Théâtre des Chardins non si poteva leggere. Oggi Théâtre des Chardins invece sta diventando di stretta attualità, perché la sua visione delle cose oggi spiega la nostra società in crisi, può essere in grado di darle una speranza ulteriore. Théâtre diceva sarò capito quando sarò superato. Sì, ma nel momento in cui lo capiamo siamo in grado di raccogliere i suoi strumenti per agire oggi. Oggi gli strumenti intellettuali, soprattutto scientifici, li abbiamo tutti per capire il pensiero teilhardiano e dunque sarebbe opportuno ritornare al suo studio, al suo approfondimento. Proprio per questo io dico chi ha voglia può lasciare i suoi riferimenti, finita la conferenza, e noi come associazione lo contattiamo, quantomeno gli mandiamo la nostra newsletter, gli diciamo che cosa eventualmente si potrebbe fare proprio in sede qui in Bologna. Chi avesse voglia, chi avesse la curiosità intellettuale di dedicarsi a questi temi, può chiedere all'associazione italiana di dare una mano per organizzare un gruppo locale. La mia stessa presenza qui è un po' una presenza promozionale, la conferenza che facciamo è per riportare un pochino all'attenzione il pensiero di Théâtre, e certamente il professor Facchini, che è un esperto conoscitore del pensiero di Théâtre, mi potrà un po' aprire lo sguardo su queste idee e su questo modo di leggere la realtà. Ecco, il tema di oggi è raccontare la storia, il lungo cammino dell'uomo in Théâtre des Chardins. Raccontare la storia cosa vuol dire? Fare un elenco di battaglie, di date, di imperatori, di papi, di principi. Fare la storia vuol dire cominciare dal precambriano, 600 milioni di anni fa, e con i reperti che vengono trovati, i fossili che vengono trovati, poco per volta ricostruire la storia della Terra. E con la storia della Terra, della vita sulla Terra, costruire la storia dell'uomo. La storia in questo modo di vedere è intesa come un processo, come un divenire. Si dice che la storia è ciclica, si ritorna sempre allo stesso punto. Io amo dire che la storia è una spirale, sembra di tornare allo stesso punto, ma in realtà si è un pochino più in alto del punto di partenza precedente. E così facendo ci siamo messi in processo, quindi un processo evolutivo che è un processo di complessificazione, che è un processo di coscientizzazione col passaggio di una serie di soglie successive, o per dirla con la fisica, una serie di transizioni di fase che hanno avuto la loro drammaticità nel momento in cui si sono verificate. Il fatto di essere in processo, di essere arrivati fino alla coscientizzazione, rende ragione del titolo della conferenza del professor Facchini, Il lungo cammino dell'uomo. Théâtre des Chardins diceva, in ossequio a questo lungo cammino, che l'uomo deve conoscere, ma non deve conoscere per sport,
o per farsi bello, per potere. Non deve nemmeno conoscere per pura e semplice curiosità. Tenete conto che la curiosità intellettuale non è qualcosa di brutto. Ma Teilhard andava oltre, diceva che l'uomo deve conoscere per fedeltà a se stesso, per quello che era, per la punta avanzata che era l'uomo stesso, una punta avanzata che arrivava da tutto questo lungo, faticoso cammino di complessificazione e di coscientizzazione. Qui sta la storia. Io non la faccio più lunga, ma penso di poter passare la parola al professor Facchini, che non credo sia uno sconosciuto qui nell'ambiente di Bologna. È una persona che ha operato per molti anni ai più alti livelli, conseguendo risultati molto buoni sia sul piano scientifico sia sul piano dell'impegno pastorale, perché tutti voi sapete che è un prete. E il professor Facchini alla fine mi piace dire che è un punto di snodo, un punto di incontro tra quello che è il pensiero scientifico e quello che è la fede religiosa. E la compatibilità tra i due aspetti che vive in lui ci dà una speranza per il futuro, ma ci mette a disposizione anche una persona che nell'aver costruito questo tipo di sintesi ci offre una sua profezia, una sua speranza di futuro, cosa di cui oggigiorno c'è molto bisogno. Allora, dopo questo lungo cammino di vita che l'ha portato, io credo, a una serie di saggezze, ascoltiamo queste saggezze e facciamone un po' tesoro. Prego, professor Facchini. Grazie di queste parole e poi saluto le persone che sono qui convenute per questo incontro su Teilhard de Chardin, amici, colleghi, persone interessate a queste tematiche. E questo incontro, sì, questa conferenza, si chiama così, ecco, si svolge nell'ambito del Festival Internazionale della Storia. È stato promotrice o perlomeno animatrice di questa iniziativa la dottoressa Zauli, che saluto anche con piacere. E, oltre appunto all'Associazione Teilhard de Chardin e anche all'Istituto Verità di Splendor. Beh, è un titolo quello che delinea la conferenza di oggi, che sembra un po' complicato, la prima impressione è quello lì, anch'io. Raccontare la storia, il lungo cammino dell'uomo in Teilhard de Chardin, ma insomma, come si fa a raccontare la storia? La storia in senso lato, ecco, quando appunto mi è stato proposto un tema di questo genere, ho detto, ma insomma è storia nel senso di una successione di eventi che nel tempo che si ammette che si siano realizzati nel mondo, nell'universo in cui noi viviamo. Andiamo anche prima del Cambriano, del Precambriano, e quindi a partire potremmo dire noi dal Big Bang, dall'inizio di tutto, quello che viene ritenuto l'inizio di tutto. E quindi allora successione di eventi che diventano, acquistano una coscienza nell'uomo, se no non c'è nessuna consapevolezza in questa successione di eventi. Siamo noi, è l'uomo che ha coscienza di questi eventi e dà coscienza in qualche modo come soggetto pensante a questi eventi.
Ecco, questo è entriamo nel pensiero di Teilhard de Chardin. Ecco. E nell'uomo l'evoluzione riconosce se stessa e diventa libera di disporre di sé. Questa è un'espressione che si ritrova in Teilhard e che in qualche modo vuole delineare anche il senso di questo incontro. È l'uomo che attraverso la sua opera cosciente prolunga l'evoluzione della vita, rende, dà una coscienza a tutto quello che è avvenuto, a tutto quello che avviene e sviluppa, mediante la sua cultura, mediante la tecnica, sviluppa una serie di relazioni che sono proiettate nel futuro dell'uomo, in un futuro che lui stesso costruisce. Ecco, questo dovrebbe essere un po' il senso dell'incontro di oggi, in cui noi appunto rievochiamo questa figura di prete, di scienziato che è stato Teilhard de Chardin, che, come ci veniva ricordato all'inizio, ancora una sua attualità, ancora qualcosa da dire all'uomo di oggi, proprio perché nel suo pensiero fa vibrare delle corde, per così dire, che sono essenziali e caratteristiche dello spirito umano. Ecco, io non farò una presentazione del lavoro scientifico di Teilhard. Teilhard è stato, era un paleontologo, più ancora che paleantropologo, paleontologo, uno studioso dell'evoluzione, in modo particolare dell'evoluzione dei vertebrati e nell'ambito dei vertebrati dei mammiferi. Ambito dei mammiferi, appunto, di alcune classi, a partire dai lemuridi, dalle proscimmie, ecco, e poi ha partecipato, e questo credo che sia anche un modo di ricordarlo che è più conosciuto, ha partecipato alla scoperta del sinantropo nel 1929 in Cina, e nei lunghi anni che ha trascorso in Cina e in Mongolia, praticamente la maggior parte della sua vita, ha studiato, ma anche ha riflettuto a lungo, ecco, su quella che si può ritenere la storia evolutiva della vita sulla Terra e dell'uomo in particolare. Ecco, dicevo, non mi soffermo su questi, non penso, non è il caso, ecco, di ricordare i meriti scientifici. Ecco, ovviamente ho ricordato le scoperte del sinantropo, ma per esempio, ecco, lui ha contribuito alla conoscenza della stratigrafia dell'ES nella Cina, nella Mongolia, e quindi è molto importante nella paleontologia dei vertebrati. Ha avuto anche delle intuizioni intorno all'evoluzione umana, alle prime forme umane. È morto nel 1955, si conoscevano da poco le forme australopitecine che hanno preceduto l'uomo in Africa, e quindi le interpretazioni che venivano date anche su queste forme australopitecine che hanno preceduto la forma umana erano diverse, ma quello che lui ha anche lasciato scritto dopo un viaggio che fece in Africa negli ultimi anni della sua vita corrisponde sostanzialmente alle vedute attuali, per cui anche per quanto si riferisce a queste forme, a questo stadio australopiteco che è stato attraversato dall'evoluzione umana, aveva le idee chiare, perlomeno chiare, nel senso appunto che ne aveva intuito l'importanza, pur non
non riconoscendo in esse la presenza dell'uomo. E anche prima, ammetteva anche circa la comparsa dell'uomo, una fase che precedeva le forme dell'Homo erectus che si conoscevano a quel tempo e che poteva essere documentata dalle industrie sul ciottolo, che poi in realtà sono state scoperte, è vero, e documentate nell'Africa, rappresentano appunto un modo di vedere l'evoluzione umana e l'evoluzione della cultura. Però ecco, ho detto che non volevo addentrarmi in questo, quindi mi fermo a questo riguardo e piuttosto ecco, vorrei tratteggiare alcune intuizioni e anche osservazioni di carattere generale che danno un'idea della sua visione evolutiva. Perché al di là appunto delle singole scoperte che ci possono essere, che ci sono state nella paleoantropologia e nell'evoluzione della vita, ecco, è importante cogliere questo modo di vedere generale, la visione evolutiva generale di Teilhard, il quale ammette nell'evoluzione della materia due meccanismi fondamentali. Quello che chiama corpuscolarizzazione, che comporta la crescita della complessità, e la ramificazione che vede sia della materia inorganica, per così dire, sia della materia organica e della vita, di cui offre anche una sua interpretazione. Quando dice corpuscolarizzazione, pensa appunto a un processo di crescita della complessità, la complessità delle relazioni fra i vari elementi che si incontrano nella evoluzione. Così si esprime a questo riguardo: l'energia cosmica, considerata nella sua forma primordiale, la più estesa, la più radiante che noi conosciamo, si rivela già granulata, i fotoni. Questa granulazione si materializza rapidamente in un insieme di elementi straordinariamente numerosi, straordinariamente piccoli e spesso straordinariamente brevi nella loro esistenza, gli elementi positivi o negativi o neutri. Seguendo una prima direzione sotto l'azione dominante della gravità, la materia, giunta a un grado sufficiente di organizzazione in atomi, si aggrega in masse spiralizzate, le galassie, e successivamente sferiche, stelle e pianeti. Seguendo una seconda direzione, grazie alla dipendenza evidenziabile dalle forze elettromagnetiche, la materia si organizza in piccoli sistemi chiusi, man mano sempre più complicati e centrati. Si formano le serie atomiche, poi le serie molecolari, e infine, collegata alla serie delle più grandi proteine, tutta la serie zoologica formata dagli esseri viventi, perché, se si guarda bene, la cellula, parentesi, e di passo in passo l'uomo o la balena, non sono altro che delle supermolecole. Ho voluto fare questa lunga citazione perché in qualche modo delinea il suo modo le sue vedute su questo processo di corpuscolarizzazione che noi oggi diciamo inizia col Big Bang e si sviluppa in un modo particolare e anche decisivo per il futuro nei primi 400.000 anni successivi al Big Bang, in quella che viene chiamata la zuppa cosmica. Io ricordo che qui, la verità di splendor, qualche anno fa si è svolto nel 2008 un seminario molto interessante sulla crescita della complessità e della vita, con la partecipazione di vari esperti. C'è il volume che riporta le relazioni, e anche a buon mercato, per così dire, quindi lo segnalo, ecco, come una possibilità anche per acquistare,
perché questo concetto di questa crescita di complessità viene sviluppato anche in questo volume dal professor Amaldi, Ugo Amaldi, che conosciamo. Ecco. E poi c'è anche un contributo del pensiero teilhardiano, che poi riprenderò alla fine. Ecco, allora dunque, questa crescita di complessità, ecco, che porta a delle aggregazioni di tipo molecolare, macromolecolare, fino alla formazione delle cellule della vita e poi successivamente, ecco, agli organismi, che si parte dagli esseri unicellulari, che sono comparsi intorno a 2 miliardi di anni fa, e poi successivamente si arriva poi anche alle radici di quello che può essere chiamato appunto l'albero dei vertebrati, appunto nel precambriano e poi successivamente nell'uomo. Bene, dunque allora crescita e questo è caratterizzato da una crescita di complessità intesa come crescita di relazioni fra questi diversi elementi, fra le diverse molecole e successivamente fra le diverse cellule, ecco, e organismi. Teilhard ha anche tratteggiato una curva di corpuscolarizzazione o di crescita della complessità che voi vedete in questo quadro. Ecco, e in questa curva individua due punti che sono molto importanti: il punto di vitalizzazione passato dalla non vita alla vita, ecco, e il punto della ominizzazione, e quindi la comparsa dell'uomo. E questa curva di corpuscolarizzazione rende abbastanza, per così dire, il pensiero di Teilhard, e aggiunge però Teilhard, quando parla di complessificazione, il termine di coscienza. Lui vede una crescita di complessità / coscienza, nel senso cioè che interpreta poi questa corpuscolarizzazione, che esprime una complessità crescente, come una espressione e conseguenza di un psichismo o coscienza che riconosce nella materia quando si organizza e quando diventa via via più complessa. Ma ritornerò anche su questo fra poco. Riconosce tre dimensioni nella realtà in divenire: una dimensione cosmica, la dimensione umana, e poi, ecco, qui si apre anche quella che è una prospettiva mistica di Teilhard, una dimensione cristica. La cosmica porta alla cosmogenesi, l'umana porta alla antropogenesi, ecco, il cristico alla cristogenesi, è un termine che può sembrare anche di cui riderete, ma così se può sembrare meno teologico di quello che può essere dato da una cristologia in senso tecnico, però ecco, cristogenesi per lui non esprime non tanto una persona, ecco, ma esprime appunto un processo che addirittura parte da lontano, parte dall'organizzazione della materia. Processo appunto che tende a Cristo nella sua visione, tende all'unità, tende a trasformare il molteplice nell'uno. Ma ecco, questo processo di corpuscolarizzazione o di complessità / coscienza che caratterizza la realtà, tutta la realtà nel suo divenire, a partire appunto dagli inizi dell'universo, come si realizza? Ecco,
con quale energia, per così dire, si realizza. Ecco, qui il pensiero di Teilhard, ecco, si sviluppa anche arrivando a delle ipotesi o perlomeno a delle vedute che suppongono qualche cosa che però non è dimostrato. Parla innanzitutto di un'energia esterna alle cose, che chiama energia tangenziale, quella che lui vede come faccia esterna della realtà delle cose, cioè quella che si ritrova nei fenomeni di ordine fisico, di ordine chimico, energia che comunemente noi conosciamo. Il termine energia in Teilhard ha molti significati, e quindi c'è innanzitutto questa energia che è dei processi fisici, dei processi chimici, eccetera. Ma c'è anche un'altra energia, ecco, che rende ragione della crescita della complessità, quindi di questa tendenza alla corpuscolarizzazione, e che corrisponde appunto a quella legge di complessità-coscienza che Teilhard sostiene nella sua visione. Energia interna alle cose, la chiama radiale, faccia interna delle cose che dà origine a sistemi sempre più complessi e interiorizzati, e coincide appunto con la faccia interna delle cose. È qui che, diciamo, come scienziati, se così mi posso catalogare, ma si fa un po' più fatica a seguirlo, nel senso che non si sa bene in che cosa consista questa energia tangenziale, questa energia radiale o interna, perché lui parla di una gravità evolutiva che porta tutta la realtà a farsi più complessa, via via più complessa, fino a raggiungere appunto la massima complessità nell'uomo, e poi successivamente in quella evoluzione che l'uomo potrà realizzare attraverso la cultura. Quindi vede un'ascesa di questa energia radiale, una complessificazione crescente, però ecco da che cosa sia data, non lo dice, ecco, la suppone che sia alla base di questo muoversi verso in avanti, per così dire, ecco, nel tempo, secondo la freccia del tempo. E vede allora una diversità da quella che potrebbe essere appunto l'energia in senso fisico, che è sottoposta alla legge dell'entropia, ecco, mentre invece l'energia cosmica di complessità coscienza è quella che procede in avanti, per così dire, anche nel tempo. Questo schema è suo, si ritrova. Ora, questo modo di vedere tutta l'evoluzione, ripeto, è qualcosa che ha sollevato problemi e si è trovato a discuterne lui stesso con colleghi fisici, biologi e anche con filosofi. A questo proposito, cioè per quanto si riferisce a questa complessificazione che si può individuare, lui dice, almeno a partire dall'evoluzione dei vertebrati, in quello che è il processo di encefalizzazione o cerebralizzazione. Così si esprime: dall'alto al basso del mondo si evidenzia chiaramente una spinta costante
delle forme animali verso esemplari con sistema nervoso sempre più ricco e concentrato, innervazione crescente e cefalizzazione crescente negli organismi. Questa legge è considerabile in tutti i gruppi viventi che noi conosciamo, nei più piccoli come nei più grandi. La si può seguire negli insetti, come nei vertebrati, e nei vertebrati di classe in classe, di ordine in ordine, di famiglia in famiglia. C'è uno studio anfibio del cervello, anfibio del cervello è uno stadio rettile, è uno stadio mammifero. E all'interno dei mammiferi vediamo il cervello crescere e complicarsi con il tempo negli ungulati, nei carnivori e soprattutto nei primati. In modo che sarebbe possibile tracciare una curva continuamente crescente della vita prendendo come ascissa il tempo e come ordinata la quantità di materia nervosa esistente sulla Terra ad ogni epoca geologica. Ecco, e un'idea di quello che vi stavo dicendo è l'indice di cefalizzazione allora che Teilhard proponeva e non ci ha lasciato una rappresentazione grafica di questa evoluzione che lui ha intuito, però ecco, in seguito ci sono stati scienziati come Gerison, che è un neurobiologo, che ha proposto questo indice di cefalizzazione, un rapporto appunto, un quoziente fra la massa cerebrale e la massa corporea con dei particolari coefficienti di correlazione che adesso qui molto semplici peraltro, e che descrive appunto questo processo di cefalizzazione o cerebralizzazione a partire dai vertebrati inferiori, poi venire su negli altri, nei mammiferi, negli uccelli, le scimmie, eccetera, fino all'uomo. Beh, questa certamente è un'intuizione interessante, ma torniamo in un momento indietro, ecco, per vedere come delinea il filum umano, che secondo Teilhard, ecco, seguendo poi sempre questo processo di cerebralizzazione, è caratterizzato da una fase di espansione a cui segue con il neolitico una fase di convergenza o planetizzazione, popoli, dice Teilhard, e civiltà giunta a un tal grado sia di contatto periferico, sia di interdipendenza economica, sia di comunione psichica, che essi non possono crescere che interpenetrandosi. E come punto finale, la realizzazione di un ultra umano che tende a culmina nel punto omega. Ecco, questa è una bozza di rappresentazione di questo, del filo umano, ecco, in cui c'è una prima fase di espansione, ecco, e poi nel neolitico incomincia la convergenza, ecco, e poi questa convergenza si cresce, ecco, e si ipotizza in quel punto finale che è il punto omega, nel quale converge tutta l'evoluzione del cosmo e dell'uomo. Come ho già detto, un parametro per seguire questa evoluzione è la cerebralizzazione. Ecco. E l'uomo, secondo Teilhard, rappresenta la freccia dell'evoluzione, e cioè la direzione. La direzione è data, per così dire, da questa, si può cogliere nella cefalizzazione, nel processo di cefalizzazione, di crescita del cervello. E la freccia poi di questa direzione è data dall'uomo e culmina nel passo della riflessione. Il passo della riflessione è un'espressione che ricorre frequentemente in Teilhard e che esprime il proprium, lo specifico dell'uomo, nella sua capacità di pensare, nella sua capacità di riflettere. L'uomo conosce e sa di conoscere. L'animale conosce, ma non sa di conoscere. L'uomo è cosciente di sé. L'autocoscienza,
l'uomo pensa e sa di pensare. Queste caratteristiche dell'uomo che pensa e sa di pensare, che, in cui si è compiuto il passo della riflessione, sono molto, molto importanti nel pensiero di Teilhard. Ecco, questo come lo possiamo riconoscere? Teilhard non ha dubbi, ecco, lo possiamo riconoscere nei prodotti dell'uomo, in quello che lui realizza mediante la tecnica di cui è capace. E qui ci sarebbe tutto un discorso da fare, cioè il significato della tecnologia in Teilhard e Chardin è molto importante, a partire però dai primi strumenti che sono alcuni. Questi sono bifacciali preceduti dall'industria del ciottolo, dei chopping tools, ecco, questi sono bifacciali, cioè strumenti lavorati su entrambe le facce. Questi Teilhard li conosceva perché ne erano stati trovati anche in Cina, anche nei giacimenti del Sinantropo, ecco, e questi preceduti, dicevo, dall'industria del ciotolo, che Teilhard aveva, per così dire, preconizzato o in parte anche intravisto in qualche deposito africano, ma non era ancora così documentata come in seguito è avvenuto. Questi sono altri bifacciali molto belli, ecco. E la cultura ha una grande importanza perché, come ha notato Tozzaschi, mentre gli animali si adattano all'ambiente cambiando i loro geni, cioè tirando fuori dal patrimonio genetico i geni che sono adatti ad affrontare l'ambiente, l'uomo si adatta modificando l'ambiente. Quindi cambiandolo rapidamente, questa è una modalità adattativa che va riconosciuta nell'uomo, che si aggiunge alle modalità adattative basate sulle strutture e quindi sugli adattamenti genetici oppure sulla funzionalità dell'organismo. Fattori culturali possono essere visti come nicchia ecologica dell'uomo. Tornando alla riflessione, come ha notato Pirtò, un grande paleontologo umano, non soltanto ha studiato i vertebrati, anche a lungo ha trattato, Pirtò, in vari volumi di paleontologia. Il Pirtò, che era un amico, no, più che amico, è stato discepolo di Teilhard, riconosce che la capacità tecnologica, se espressione non ripetitiva ma originale dell'uomo, ecco, esprime già la sua attitudine, il suo psichismo superiore, il suo psichismo di sapiens, ecco, non può essere stato fatto senza essere già stato sapiens, cioè avere cioè la capacità del pensiero. Per cui allora con l'uomo si è sviluppata un'evoluzione culturale che ha prevalso, per così dire, sull'evoluzione biologica, perché l'evoluzione somatica si ritiene conclusa intorno anche ai 100.000 anni fa, grosso modo, ecco, e l'evoluzione culturale che è cominciata con l'Homo habilis, cioè intorno a 2 milioni e mezzo di anni fa, ecco, è proceduta con una particolare accelerazione negli ultimi 100.000 anni, se così possiamo dire. Comunque è stato sempre in crescita. Progresso della tecnica e della crisi, e la crisi delle relazioni sociali viene vista come un prolungamento dell'evoluzione biologica. Questo è un concetto molto importante e fondamentale in Teilhard, che parla di un'unica
evoluzione, per così dire. Un'unica è questa evoluzione, dicevo, culturale, che prolunga e l'evoluzione biologica, e qui si sviluppa, meglio, Teilhard sviluppa il concetto di noosfera. Noosfera che, su cui si sono trovati d'accordo anche altri studiosi, anche il Vladimir Vernadsky, pare siano arrivati alla stessa conclusione, cioè a riflettere su questa caratteristica dell'uomo che mediante il pensiero rappresenta la noosfera che avvolge, per così dire, la biosfera, è l'involucro pensante, come appunto sostiene Teilhard, ma anche le Vernadsky e le Roy, ecco, pur muovendo da orizzonti diversi, filosofico, matematico, fisico e paleontologico, ci sono incontrati nel modo di vedere la presenza e lo sviluppo dell'uomo sulla Terra. La noosfera o involucro pensante dell'umanità. E questa noosfera in qualche modo diventa anche quasi visibile, o perlomeno può essere colta, ecco, in quello che è stato poi lo sviluppo dell'ultimo mezzo secolo delle relazioni sociali, delle comunicazioni sociali. Ecco. In fondo la rete del web rappresenta come una rete neuronale che è data appunto da queste comunicazioni a livello planetario. Teilhard parlava di planetizzazione come caratteristica di queste comunicazioni dell'uomo che rappresenta appunto uno sviluppo della complessità. Questa immagine credo che renda molto bene l'idea di un involucro pensante, una rete neuronale che ci avvolge tutti. La noosfera si sviluppa sulla biosfera, attraverso la biosfera a radice l'uomo ha poi conserva le sue radici nella terra, nella natura. Ma a proposito dell'uomo, ecco, io vorrei anche rilevare o ricordare quello che Pascal osservava a proposito del pensiero dell'uomo. Ecco. L'uomo, una canna fragile, diceva Pascal, ma pensante. E come ha notato padre Margellet, che è un grande studioso di Teilhard, che ha lasciato appunto anche dei volumi sul pensiero di Teilhard, l'uomo è un pulviscolo dell'universo, però col pensiero è in grado di abbracciare tutto l'universo. Involucro, dicevo, dell'atmosfera è il pensiero di cui è capace l'uomo, e questo è un motivo che viene particolarmente sottolineato da Teilhard. C'è questa solidarietà dell'uomo con la terra, il Papa parla della terra come madre e sorella, e vi è questa comunione con Dio e comunione con la terra che diventa, o meglio, può essere vista come una comunione con Dio attraverso la terra. La tecnica non può sostituire la relazione personale, ma piuttosto deve arricchirla, come sostiene. Tutto questo processo che parte dal Big Bang, ma però arriva all'uomo, si sviluppa con l'uomo, è tutto orientato alla cristogenesi. Cristogenesi che vede appunto come punto, come processo che culmina verso il punto finale di tutta l'evoluzione
che identifica poi in Cristo, nel Cristo ricapitolatore, secondo la visione paolina, di tutta la realtà. Paolo non parla di evoluzione, però parla di tutta la realtà che viene ricapitolata, ricondotta a Cristo alla fine dei tempi, perché nella nuova creazione, perché Dio sia tutto in tutte le cose. Allora, qui si potrebbero, ancora qualche momento, se posso ancora, ci si potrebbe chiedere, fare due domande. La prima è, secondo la visione di Teilhard, c'è un filo conduttore nell'evoluzione cosmica, biologica, nell'antropogenesi, anche dal punto, non parliamo di cristogenesi, fermiamoci all'antropogenesi, c'è un filo conduttore in tutto questo, in tutto quello che è avvenuto a partire dal Big Bang. Questo filo conduttore mostra una direzione, un muoversi verso la complessità, dice Teilhard. Julian Huxley, che era uno scienziato, che è un teologo con cui si è confrontato Teilhard, riconosceva un muoversi verso il progresso. Brunfranski parla di un'evoluzione verso qualcosa, noi speriamo verso qualche città di Dio, qui già strapela però un pensiero, ecco, non dico un'ideologia, una visione, che è una visione cristiana, Brunfranski lo era. E Brunfranski è un grande genetista di popolazioni, un grande amico e ammiratore di Teilhard, risente certamente della impostazione, della visione teilhardiana, e quindi riconosce questo muoversi verso una complessità crescente che culmina poi, che si esprime e si può cogliere nella cerebralizzazione, culmina nell'uomo che compare, prosegue nell'evoluzione culturale, nell'evoluzione della tecnica, e prosegue nel senso di una planetizzazione, cioè di un interessamento di tutta la realtà, ecco, e nella direzione di una crescita delle relazioni e delle comunicazioni fra gli uomini, attraverso la rete neuronale rappresentata dalla noosfera, tutto questo corrisponde ad un muoversi verso. Il professor Gallini, appunto, è un sostenitore di questo muoversi verso, che secondo lui avrebbe anche una scientificità. La scientificità a me sembra che si possa riconoscere nell'andamento generale. Anche Jean Piltot ammette questo muoversi verso. Affermare che il punto finale è rappresentato dal Cristo consumatore e ricapitolatore della storia non lo possiamo dire in base alla scienza, lo possiamo dire in una visione teologica, una visione mistica, ecco. Quindi io credo che per Teilhard era un tutt'uno, vedeva tutto insieme, però, ma tutto si muove come se l'uomo fosse la freccia dell'evoluzione, sia stata la freccia dell'evoluzione, come se l'umanità debba tendere a qualche cosa di a questa realizzazione in unità, in una unità di tutto quello che esiste. Se non si può affermare che l'evento uomo era inevitabile, essere strettamente legato al movimento evolutivo, non si può dire che questo movimento sia causa dell'uomo,
ma questi appare come la sua conseguenza naturale, cioè tutto si svolge come se l'uomo rappresenti la freccia dell'evoluzione, il punto di arrivo dell'evoluzione e poi il punto di partenza di un'evoluzione che prosegue con la sua opera e quindi con la cultura, con la tecnica, con la convergenza in unità, con la planetizzazione, chiama, ecco, e quindi lui delinea e parla di un superorganismo che gli uomini sono chiamati a formare. E a me piace ricordare quello che diceva Simpson, notavo a Simpson, che è un paleontologo, che era un ammiratore di Teilhard. Insomma, secondo Simpson, la visione teilhardiana rappresenterebbe l'applicazione di conoscenze religiose a fatti scientifici, cioè è un'interpretazione che viene data, però in qualche modo, ecco, alla luce di verità o di prospettive che non sono quelle strettamente scientifiche, ma sono quelle religiose, di una mistica. E ricordo che negli atti dell'Accademia delle Scienze di Bologna, vedo qualche collega, che si parla di Felice Battaglia, che è stato rettore a Bologna, permettete questa digressione un po' di curiosità. Felice Battaglia ha partecipato nel 1954 a New York a un incontro in cui c'era anche Teilhard de Chardin. C'era Teilhard, c'era Simpson, c'era Don Zaski, c'erano dei personaggi dell'allora, e c'era Gilson, il filosofo. E quando riferisce di questo incontro, dice che c'era un po' di difficoltà a intendersi, ecco, con questi personaggi, e lui nota proprio Battaglia che era ammirato di Teilhard e avrebbe desiderato anche parlare con lui più a lungo di queste cose e di Cristo, e secondo lui bisognava stare molto attenti da due rischi: di naturalizzare il soprannaturale e soprannaturalizzare il naturale. È un'osservazione di Battaglia, del nostro Felice Battaglia, che però rende anche, mi sembra, molto la problematica e le discussioni che di fatto, a cui di fatto ha dato luogo questa visione di Teilhard. Nella visione di Teilhard l'ambiente, l'ambiente, la terra è intrecciata con la vicenda umana e il futuro viene preparato nella cooperazione a livello planetario, in una visione scientifica e con una dimensione politica. Ecco, per concludere, qualche osservazione di carattere generale. Ecco, il futuro dell'uomo in Teilhard de Chardin si delinea di fatto a partire da un certo momento come un futuro metastorico, che è oltre la storia. Ecco, non possiamo nascondercelo, ecco, soprattutto il punto finale. Punto omega identificabile nel Cristo ricapitolatore della storia, come dicevo poco fa. Forse c'è una certa sovrapposizione della escatologia cristiana alla sua visione evolutiva. Nel Gaudium et Spes, quando si parla appunto della prospettiva finale del regno di Dio, viene detto anche che questo regno di Dio viene preparato nel tempo. C'è qualche cosa che in qualche modo convergerà nella nuova creazione. Ecco, il bene che l'uomo è capace di operare mediante il dono dello Spirito, tutto questo non sarà perduto. Quindi c'è anche una visione mistica che noi possiamo anche riconoscere alla luce dell'escatologia cristiana anche nell'evoluzione.
una visione mistica non configurabile in scenari terreni. Resta l'epilogo di una vicenda terrena che in qualche modo è preparata dall'opera dell'uomo e dallo spirito operante della storia. Ecco, a me sembra che anche la prospettiva del Vaticano II, in questa apertura e in questa anche connessione fra l'escatologia, il regno finale, per così dire, la nuova creazione e quello che l'uomo può fare oggi, noi forse possiamo vedere anche un po' della visione teilhardiana, ecco, che è proiettata appunto in questo futuro, che appare molto, molto, non dico mescolata, ma molto inserita in tutto il processo che si è sviluppato sulla Terra a partire appunto dalla formazione dell'universo, della vita e dell'uomo. La prospettiva tutto sommato appunto di speranza in cui ritroviamo appunto anche la risposta in questa interpretazione, in questa visione, risposta ai grandi interrogativi dell'uomo, non soltanto la direzione ma il senso di quello di questo muoversi verso, ma questo il senso è più una risposta che ci viene dalla visione cristiana, cioè da un'escatologia cristiana più che dalla scienza. Grazie.